Prepariamo insieme la pizza rustica alle verdure con la pasta matta fatta con olio e vino bianco senza lievito e senza uova. Versate in ciotola la farina, la semola rimacinata e mescolate. Aggiungete il sale, un pizzico di zucchero e unite l'olio poco alla volta. Mescolate fino a quando la farina non avrà assorbito del tutto l'olio. Aggiungete adesso il vino bianco, sempre poco alla volta. Trasferite l'impasto sul piano di lavoro infarinato e quindi lavoratelo fino a quando non risulterà liscio. Realizzare la pasta matta all'olio e vino bianco è semplicissimo. L'importante è aggiungere sempre prima l'olio e poi il vino bianco tiepido. In questo modo otterrete una pasta matta elastica, facile da lavorare. L'impasto finale dovrà risultare morbido ma non appiccicoso. A questo punto trasferitelo nella ciotola e lasciatelo riposare per una decina di minuti. Riprendete l'impasto, lavoratelo per pochissimi secondi, trasferitelo nella ciotola e lasciatelo riposare fino al momento dell'uso. Lavate ed asciugate le verdure che avrete scelto, quindi dividete in fette le melanzane e tagliatele a tocchetti. Procedete allo stesso modo con le zucchine. E anche col peperone, eliminando i semi e i filamenti interni. Tagliate a falde e quindi a tocchetti. Tagliate tutte le verdure e procediamo alla cottura, che io ho eseguito separatamente. Quindi prima un filo d'olio e le melanzane, le ho cotte. Poi le zucchine e quindi i peperoni, a cui ho aggiunto un bicchiere d'acqua per facilitare la cottura. Trasferite le verdure in una ciotola e lasciatele raffreddare. Quindi unite le uova, il formaggio grattugiato, formaggi e salumi a sentimento, la menta, il prezzemolo, un pizzico di sale e il pepe. Mescolate bene il tutto. A questo punto riprendete la pasta matta e dividetela in due parti, una più grande e una più piccola. Arrotondatela e stendetela. Aiutatevi con poca semola rimacinata. Arrotolatela sul mattarello e foderate lo stampo. Sistematela in modo che aderisca benissimo allo stampo scelto. Punzecchiate con i rebbi di una forchetta e aggiungete un cucchiaio di pangrattato che servirà ad assorbire l'eventuale umidità delle verdure. A questo punto trasferite il composto, il ripieno, sulla pizza rustica. E se dovesse avanzare un po' di ripieno, fatene un tortino, basterà trasferirlo in una terrina, cospargere con pangrattato e cuocere in forno caldo. Quindi distribuite il ripieno uniformemente, stendete la pasta matta rimasta
e ricoprite. A questo punto rimboccate la pasta in eccesso che avevate lasciato lungo i bordi. Premete per farla aderire. Bucherellate la superficie con i rebbi di una forchetta. In questo modo la pizza rustica non si gonfierà in cottura. Rifinite i bordi sempre con la forchetta. E aggiungete un filo d'olio se volete in superficie, spennellate. Cuocete in forno caldo a 180 gradi statico per circa 30 minuti. Ed ecco la pizza rustica cotta. Lasciatela intiepidire, tagliatela e servitela. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao! Bella, vero?